Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo in sacrestia, nella sacrestia antica di Santa Maria delle Grazie della Chiesetta, proprio perché qui questo è un luogo dove Padre Pio confessava agli uomini, ma allo stesso tempo anche era un luogo di passaggio, quando Padre Pio doveva ritornare dalla chiesa, quindi usciva o entrava in chiesa, qui si svestiva dei paramenti sacri. E poi qui c'era sempre gente che attendeva, lo aspettava e di qui passava per andare verso la clausura. E quindi Padre Pio usava questa porta. Ecco, c'è un racconto speciale che ci dice proprio quello che accadeva qui a San Giovanni Rotondo. Ecco, Padre Pio, dopo aver confessato le donne, doveva salire in convento dalla sacrestia alla clausura. Ecco, racconta il cronista che a quell'ora era sempre gremita di gente, anche la sacrestia, perché attendeva il passaggio di Padre Pio per ricevere una benedizione. E chi riusciva in questo momento anche a conquistare un posticino dove proprio Padre Pio doveva passare, lì si metteva, attendeva. Poteva avere così la fortuna chi di baciargli la mano, chi di ricevere qualche parola di conforto, chi, ecco, quasi anche toccare, fargli toccare una lettera, un suo particolare oggetto che gli apparteneva o che gli apparteneva. Beh, un giorno una donna che sicuramente attraversava un particolare periodo della sua vita, ecco, racconta il cronista, un brutto periodo. Come Padre Pio mise piede in questo luogo, no? In sacrestia, perché doveva attraversare la sacrestia dalla confessione, quindi delle donne, doveva fare questo tragitto, no? Questo piccolo percorso. Padre Pio era accompagnato dai suoi confratelli, qui c'era tanta gente, in particolare c'erano anche delle donne che chiedevano una benedizione. Lei, in un posto di questo luogo, racconta il cronista, gli passò accanto Padre Pio, lei si inginocchiò e lo chiamò, disse «Padre», ma Padre Pio non rispose e proseguì lentamente, fermandosi poi più avanti, qualcuno gli chiedeva qualcosa e allora le chiese di nuovo «Padre, padre», niente, Padre Pio non si era neanche girato. Allora, vedendo che Padre Pio era quasi arrivato, racconta il cronista, che era arrivato proprio qui. Era proprio arrivato qui e stava salutando tutti coloro che erano proprio qui. Ma lei non la vedeva. Allora quell'anima, racconta il cronista, vedendo che Padre Pio stava quasi per varcare la soglia della clausura, con un tono straziante implorò «Padre, perché mi avete abbandonata?» Allora Padre Pio le racconta, e il cronista fa suo il suo racconto, dice che Padre Pio si gira quasi stizzito, la guarda nel posto dove era qui inginocchiata in sacrestia, di scatto, quasi con risentimento, e gridò «Chi ti ha abbandonata? Chi ti ha abbandonata? Io non abbandono nessuno». E poi si gira col suo confratello e va via. È un episodio che forse tutti coloro che erano qui, così attoniti, non avevano capito, ma lo ha capito quella signora.